Signore e signori, sempre per le esclusive di Teleradio Cinghiale Stereo Network, oggi ci troviamo a San Giovanni in Fiore a raccontare un po' la nostra Calabria. Questo è una vecchia casa restaurata, qui si trattava, una volta c'era solo un rudere, che è stato restaurato e rimesso a nuovo, e c'è dentro una trattoria. Qui ci ho passato molti anni della mia vita. Qui si mangia benissimo, se volete venire, il locale si chiama La Casella, è gestito dai miei amici con cui ho avuto grandi esperienze, sono stato qui molti anni. Adesso mancavo da un po' di tempo, ma oggi sono capitato e quindi ho deciso di fare qualche minuto di filmino anche per aggiornare i miei video su YouTube che sono in continuo aggiornamento. In Italia le cose continuano ad andare male, Grillo, come speravo, ha fatto un grande successo, per me è stato un grande boom, io sono da sempre un suo sostenitore, ne approfitto per ricordare che nel 2004 lui è stato l'unico che ha raccontato la mia storia. Adesso facciamo un giro per vedere questa casa nell'insieme, un po' com'è. Ecco qua, qui vediamo un fianco. È una casa molto antica, questo era, ripeto, un rudere di cui non era rimasto niente ed è stato rimesso a nuovo e aggiustato. Come potete vedere è un posto molto bello, anche il circondario. Qui c'è un altro pezzo che è stato aggiunto dopo. Veramente molto ma molto bello, particolare dobbiamo dire. C'è anche una vecchia luce attaccata. Qui San Giovanni l'aria è sempre molto fresca, anche ad agosto si può godere di un clima veramente invitante, si sta sempre molto bene. Io mi approfitto per invitarvi qua. Ricordate che San Giovanni in Fiore si trova dopo Famigliatello, circa 30 km, nel cuore della Sila, è uno dei posti più belli della Calabria. Ci sono tante cose belle da vedere, tra cui l'Abbazia Florense, quindi vi consiglio di venire qui a San Giovanni, soprattutto d'estate. Il nostro sito vuole fare soprattutto questo, non raccontare le solite cavolate, ma oltre a far vedere cose belle, insegnare anche a chi non lo sa che la Calabria è ricca di tantissimi posti. Noi non facciamo politiche inutili, ma facciamo fatti. Cerchiamo di dare qualcosa a questa Calabria che ci ha dato i natali e che spesso è trattata davvero malissimo. Grazie, ci sentiamo alle prossime, stiamo rientrando nei 3 minuti che solitamente usiamo per fare questi nostri piccoli servizi. Grazie ancora da Teleradio Cinghiale Stereo Network.